1980, io e Caterina, a regia di Alberto Sordi. Ambienti costruiti alla De Paulis, che oggi si chiama Studios, e addirittura lì avevamo anche progettato un giardino. L'ingresso dell'automobile era in esterno all'Eur, poi entrava in questo teatro dove c'era un giardino con piante, fiori, fontane, eccetera, e attorno a questa casa costruita. Abbiamo girato 8-9 settimane in questa casa, in questa commedia, tolto 2-3 ambienti esterni, pochissimi. Scusami se ho alzato la voce con te, Teresa. Ma io arrivo stanco porto dall'America e trovo all'aeroporto la segretaria che mi aggredisce e mi fa le scenate. Vado al negozio da mia moglie e si avventa su di me e mi accusa di tutta una vita come se io fossi colpevole di chissà quali crimini. E non si può andare avanti così, uno diventa nevrastenico. Stia calmo, dottore, che ti fa male. Sì, mi fa male, sì. Sì che mi fa male. Sapessi, Teresa mia, quante cose mi fanno male e io sono obbligato a farle. Vedi, Teresa, una volta si viveva in una casa di 2 stanzette. Io, mia moglie e i 2 figlioli. Eppure sapessi, cara Teresa, tu non ci crederai, ma eravamo tutti felici e contenti. Devo dire che oggi come oggi una cosa del genere non si riuscirebbe a girare, né il produttore sarebbe in grado di fare una cosa del genere. Allora c'erano delle possibilità maggiori, tanti soldi, se non tanti ben spesi, e produttori privati erano molto attenti a queste cose. In effetti questi 2 film hanno avuto un grande successo.